all dear Dharma friends, welcome from Koppal Monastery, Kathmandu. We are in lockdown, cannot go outside the monastery. We are happy, happiness depends on the mind, not outside. Now Rinpoche will explain more. Mi miei più cari, più gentili, più preziosi gioielli che ho esaudito i desideri, a tutti quanti gli studenti e gli amici e le più gentili madri, essere senzienti. Come state? How are you? Come state? Are you well? Io spero che siate bene. I'm well. Io sto bene, non sono ancora morto. E sono qua in Nepal, al monastero di Koppan, da dove i centri dell'FPNT, che sono 166, sono cominciati. Per cui sono qui. A Koppan, naturalmente, prima di Koppan c'era Laudo, ero a Laudo. Rafa, dalla Spagna, mi ha chiesto di dare la trasmissione orale, il Lung, di questi otto versi per gli otto esseri nobili di buon auspicio. Quindi prima di tutto farò questo. Come il quinto Dalai Lama Rangla Cheval Zebe Lotor Ne Nolen Pembajabe Demiki Tenil Hunjutibe Pendego Tijer Jebe Kasan Deme Chungs. So quello che è detto, abbandonando il pensiero di prendersi cura di se stessi, con la chiave di beneficiare, di contraccambiare con del beneficio come risposta ai danni che uno riceve, questo insieme apre la porta per la felicità, per i benefici, diventa una panacea per portare a completamento simultaneamente i due tipi di lavori, il lavoro per se stessi e il lavoro per gli altri. Questa è una cosa veramente suprema e veramente molto fortunata. Questo pensiero è veramente incredibile, incredibile. In particolare qua, non è soltanto beneficiare gli altri, il pensiero di beneficiare gli altri, ma quando qualcuno vi danneggia, come contraccambiarli con dar loro del beneficio. Oh, capite? Oh, quindi si parla dei benefici di avere questo tipo di pensiero.
questo apre la porta e quindi apre contemporaneamente, insieme, apre insieme la porta. La porta della felicità e della panacea simultaneamente porta completamente il lavoro per se stessi, il lavoro per se stessi e il lavoro per gli altri. È veramente straordinario. Questa è veramente la vera pratica del Dharma. Gichon Joshi, come buddista, le quattro pratiche del Dharma per dell'addestramento virtuoso. Ha detto se qualcuno si mostra arrabbiato con voi, non vi dovete arrabbiare indietro. Se qualcuno vi provoca, non dovete provocarlo indietro. Se qualcuno quindi se qualcuno vi picchia non dovete picchiarlo indietro. Per cui ci sono queste quattro cose. Ma se qualcuno vi insulta, per esempio, se qualcuno vi insulta, non dovete insultarlo indietro. Questo Gejong Jichoshi, di queste quattro pratiche di Dharma, che è appunto l'addestramento virtuoso, sono un addestramento veramente comune nel buddismo. Particolarmente queste sono le pratiche principali nel Mahayana, nel buddismo Mahayana, che ci sono tante no, quelle persone che hanno praticato, hanno studiato in un modo esteso le filosofie del Dharma, bababà, questa Pramanavartika, Madhyamika, Prajnaparamita, il Vinaya, la Abhidharma Kosha, il Sutra e Tantra, e tutte queste cose. Però delle volte come me stesso, naturalmente, io non ho studiato il Dharma. Non ho mai studiato il Dharma. Queste cose, per quello che riguarda me stesso, io non sono un praticante. Però quando qualcuno, noi diventiamo peggiori degli altri. Quando qualcuno ci tratta male, diventiamo peggiori degli altri. Questo mostra nella vita quotidiana, ovunque voi siate, in casa, fuori, viaggiando, in qualsiasi posto, è veramente molto facile che questo succeda. E quindi quando loro mostrano, quando questo succede, questo mostra se voi state praticando il Dharma oppure no. Se qualcuno vi insulta o è arrabbiato con voi, allora questo mostra in quel momento, veramente, potete fare un esame di coscienza. Quello diventa un esame per voi, effettivamente. È il momento, veramente, è veramente il vero esame da Geshe, se praticate il Dharma oppure no. Se siete dei buddisti oppure no, quello che voi praticate il Mahayana oppure no, questo è veramente quello, è veramente. Se qualcuno pratica così, veramente una cosa super, veramente. È come una medicina, è come il nettare, è veramente fantastico per loro. E quindi poi successivamente loro praticheranno quello. Dopo, questo muoverà la loro mente tantissimo e li farà pensare, li farà pensare. E poi successivamente loro impareranno da voi. Voi non parlate non insegnate con le parole, però insegnate ancora di più di quello.
come io stesso. Io parlo un sacco di parole, però le persone non vedono le mie azioni, sono così. Le persone non... Le persone quindi non rispettano, pensano ba. È semplicemente un rumore, basta. O comunque... Adesso abbiamo questo virus che sta accadendo nel mondo. Quindi adesso dovete esaminare voi stessi. Adesso sta avvenendo, adesso state facendo un esame per voi stessi. È un esame per voi, dovete esaminare la vostra mente. Se voi avete paura della morte, o se voi avete paura della malattia, o non vi interessa. Per voi non è importante. Non è un qualche cosa di cui avete paura. Una cosa enorme come una montagna, che è un tipo di ostacolo per voi. È veramente molto interessante vedere, esaminare la vostra mente. Veramente è molto interessante, perché questo mostra quanto Dharma voi avete praticato, quanto Dharma normalmente avete praticato giorno e notte, quanto la vostra mente è diventata Dharma oppure no, quanto la vostra mente è diventata Dharma. Quindi questo è veramente molto interessante. Sono sicuro che molte persone non gli interessa per se stessi, per se sono ammalati non hanno paura di morire, non hanno paura della morte. Ci sono certe persone, io penso anche in Occidente, ci sono le persone che vivono con buon cuore, naturalmente, sicuramente non c'è dubbio, se vivono con una mente sincera, vivono una vita sincera, io penso che loro non abbiano paura della morte, anche se loro non sono buddisti, che non credono nel karma o queste cose, che non conoscono le pratiche. Io penso che ci sono delle persone che vivono una buona vita, che vivono una vita col buon cuore, hanno una vita molto sincera, onesta, e quindi ci sono delle persone così in Occidente, di sicuro. Una volta, mentre ero in ritiro, sto facendo un ritiro a Adelaide, e c'era uno studente che stava facendo un programma radiofonico, e c'erano circa 6.000 persone che ascoltavano la sua trasmissione, e io stavo, come parte del mio ritiro, stavo ascoltando i suoi discorsi, e di che cosa parlava. Sì, quando ero in Adelaide, lei era un'amica. Lei aveva un amico. Il nome non è chiaro, per cui è meglio non menzionare il nome. Era un uomo che stava facendo l'intervista a una donna. E quella donna disse che non ne aveva paura della morte, perché lei sapeva dove sarebbe andata. E io ero veramente molto interessato, e che speravo che quell'uomo gli chiedesse, facesse più domande, ma invece
Ma per lui non era un discorso molto familiare, era un soggetto che lui non conosceva e quindi non ha chiesto niente. Normalmente in Occidente le persone chiedono questi punti in cui veramente fanno le domande, ma lui completamente non ha chiesto assolutamente niente. E quindi c'era una scarsità, è stato un po' un programma un po' scarso. Al cimitero, per esempio, dove vengono messe i corpi, dove si compra la terra, il luogo dove vengono sotterrati i corpi per mettere le bare, mettono le bare. E adesso c'è poco posto, dove non c'è poca terra dove poter sotterrare le bare. E quindi per il soggetto, i buddhisti, noi non abbiamo questo tipo di usanza e non c'è questa pratica, cosa. Non penso che sia così. Io penso che molte persone, ma le persone che hanno vissuto una buona vita con il buon cuore, naturalmente ce ne sono tantissime. Ok. Qui? Quindi, contraccambiare. Contraccambiare con del beneficio in cambio dei danni che ci fanno è veramente una cosa incredibile. Ma volevo dire un'altra cosa prima di dimenticarmene, ok? Il grande esame della mente e della vita della mente è quanto noi possiamo praticare il Dharma adesso in questa situazione, quanto la vostra mente è nel Dharma, lo potete vedere voi stessi in un modo molto chiaro, proprio in questo modo, quindi è veramente molto interessante. Quindi adesso parlo ancora un po', sì. Voglio parlare ancora un po'. Non che io pratico l'addestramento mentale in Lojong, non è così, ma è semplicemente quello che voglio dire, qualche parola su questo. Quindi qualcuno che conosce il Dharma come il cielo, ha una conoscenza del Dharma vasto quanto il cielo, no, non c'è bisogno del mio discorso, non è utile il mio discorso. E possono benissimo scartarlo, possono buttarlo via, possono buttarlo nella spazzatura. Potete buttarlo fuori come la spazzatura. Però penso che per le persone che sono nuove, e che sono come me, così, che hanno una mente confusa, o per i praticanti, principianti, è così? Prima di questo, Rafa mi ha chiesto di dare la trasmissione orale di queste strofe degli otto nobili esseri d'auspicio. Questo è stato scritto da un grande essere santo, Jemi Pampa, grande essere santo. Questo, prima di qualsiasi progetto che voi dovete intraprendere per il successo, ancora, allora recitate questo, che se abbiate per un progetto oppure no, lo potete recitarlo ogni giorno, lo potete registrare per grandi progetti, naturalmente, per voi stessi, per ottenere l'illuminazione il più velocemente possibile, naturalmente, per aiutare gli innumerevoli esseri senzienti che stanno soffrendo in un modo incredibile nel samsara e che hanno sperimentato tutte queste sofferenze da rinascita senza inizio. Wow.
Wow, questo è veramente incredibile. E mi hanno sofferto in questi 6 anni di esistenza, continuamente, senza inizio. Wow. E ancora stanno continuando a soffrire, non soltanto. Adesso stanno continuando a soffrire, va, va, va. E quindi per liberarli dall'oceano di sofferenza del samsara e condurli alla completa illuminazione per il loro successo. E per questo, che cosa c'è? Qual è un progetto maggiore di questo? Io penso appunto, io non soltanto, io penso per il successo di questo, cioè non soltanto per il fermare il virus di eliminare la malattia del coronavirus, non soltanto per questo, ok? Voglio menzionare qualcosa prima della trasmissione, prima del Lung, va bene? E poi penso non è soltanto per me stesso di ottenere anche soltanto la liberazione da samsara per sempre, no, non è per questo, ma gli innumerevoli esseri senzienti, ogni per ogni essere senziente che è stato mia madre, è stato mia madre, è stato gentile con me da rinascita senza inizio, che sono la fonte di tutte quante le mie felicità da rinascita senza inizio fino ad ora, e delle mie felicità presenti e future, compresa l'illuminazione, la totale cessazione di tutti quanti gli errori della mente e completamente di tutte le realizzazioni, la fonte di tutte le felicità dei tre tempi, e quindi per loro, affinché siano liberi dall'oceano di sofferenza e samsara e di condurli alla completa illuminazione completamente da solo. E quindi per questo devo ottenere l'illuminazione. Senza questo non posso fare il lavoro perfetto per gli altri esseri senzienti. Quindi per questo mi accingo a ricevere la trasmissione orale, il Lung, delle strofe degli 8 nobili esseri d'auspicio. Prima di leggere questo, potete pensare questo, sarebbe veramente molto meglio. Fino a che non sarò libero dal samsara, per sua santità il Dalai Lama, che è il solo salvatore per tutti gli esseri senzienti dei 6 reami di esistenza, affinché abbia una vita stabile fino fino alla fine del samsara, fino alla fine del mio samsara, e poi ancora
affinché tutti i suoi desideri siano portati a completamento, simultaneamente, immediatamente. Questa è la cosa più importante di qualsiasi altra cosa. Pregare per... Questa è la preghiera più importante. La preghiera più importante. Poi, come secondo, naturalmente, se voi... Se voi siete uno studente, potete anche pregare per aiutare qualcuno che ha bisogno di aiuto. Possa l'FMT essere in grado di condurre tutti gli esseri senzienti allo stato di Buddha il più velocemente possibile. Qualsiasi attività sia fatta che sia del maggior beneficio possibile per gli esseri senzienti. Poi, il successivo, il terzo, possa io guidare le madri, esseri senzienti, le madri sofferenti, esseri senzienti, le mie madri, esseri senzienti, guidare il più velocemente possibile allo stato incomparabile, lo stato dell'illuminazione, e poi di vita in vita. Posso succedere questo? Poi quello che hai detto. Come il Bodhisattva che piangeva sempre, che voleva seguire il suo guru Chöpa, anche se lui fu in grado di vedere centinaia di Buddha e aveva realizzato il sentiero Mahayana e aveva realizzato il sentiero dell'accumulazione dei meriti, il Tsonglam. Ci sono le tre categorie, piccolo, intermedio e grande, il sentiero dei meriti, la concentrazione della continuità dell'acqua. Lui aveva raggiunto quel livello. Ecco perché lui poteva vedere innumerevoli Buddha nell'aspetto del Nirmanakaya. Quando si raggiunge quel livello si può ottenere questo. Però lui, quello che lui voleva fare, lui voleva vedere il suo guru, col quale lui aveva una connessione di Dharma dal passato, il Bodhisattva Chöpa. Lui non era soddisfatto nel vedere tutti questi Buddha, e quindi così il Bodhisattva che piangeva sempre seguì il suo guru, Chöpaka,
senza distrazione del corpo, i possedimenti, tutte queste cose. Posso anch'io con piacere bene la santa mente dell'amico virtuoso. Possa io non dispiacere il guru neanche per un secondo. Queste sono le ultime parole della citazione. Pregate in questo modo affinché voi stessi siate in grado di fare questo in tutte le vite. Poi io ho aggiunto la preghiera. Naturalmente voi potete dire questo, semplicemente qualsiasi essere senziente che vi veda, che si ricorda di voi, che vi tocca, che abbia qualsiasi tipo di connessione con voi. Potete pensare in questo modo, ma io prego in questo modo. Qualsiasi essere sente che mi vede, che mi sente, che si ricorda di me, che mi tocca, tutti gli studenti che non rinascono mai più nei reami inferiori. E quindi che possano pacificare tutte le loro sofferenze di corpo e mente e godere della perfetta pace e felicità in tutte le loro attività di corpo, parola e mente, abbiano successo in accordo al Santo Dharma, qualsiasi cosa loro facciano, e che diventi la causa affinché lui possano ottenere velocemente l'illuminazione. Naturalmente voi potete dire, come ho menzionato prima, qualsiasi essere senziente che vi vede, che vi sente o che si ricorda di voi o che vi tocca, potete fare in questo modo. E se voi siete uno studente, potete pregare in questo modo. Tutti gli studenti potete fare così. Poi c'è un'altra citazione di Gyawen Sapa, un discepolo dei discepoli di Lama Tsongkhapa. Io penso, ho dimenticato il nome, Gaden Ninjo. Io penso Manjushi diede un insegnamento speciale alla Lama Tsongkhapa, Gaden Ninjo, il lignaggio dell'ascolto, il gioioso. Manjushi diede questo a Lama Tsongkhapa e poi Lama Tsongkhapa lo trasmise ai suoi discepoli, a Baso Choki Gyaltsen e
a Gyawen Sapa. Gyawen Sapa, Gyabjason Rinpoche, Gyabjason Rinpoche disse nella sua vita passata che Gyawen Sapa ottenne la completa illuminazione, lo stato unificato di Vajradhara in un breve tempo di vita di questi tempi degenerati. Allo stesso modo come Milarepa, però Gyabjason Rinpoche disse che lui ottenne la completa illuminazione in un modo molto agiato, comodamente, in un posto comodo, con buon cibo e così via. E Rinpoche disse questo molte volte. Questa la ragione perché lui diceva questo era... Lui detto che ha ottenuto l'illuminazione in breve tempo di una vita di questi tempi degenerati è che mi sto soffiando il naso, forse ho il virus. il virus di sgocciolare nel naso. Tutte le persone che si ammaleranno vengono qua e lasciano le goccioline in giro. E perché? Perché Manjushri aveva dato questo insegnamento speciale all'Amazon K e i benefici di questo erano che il modo veloce per ottenere l'illuminazione. E Gyawen Sapa disse in accordo alla sua esperienza. Donna Nyambo Chetun Kangje Tang, Teba Chetun Gombe Twimbe, Mundu Tune Tende Lamala, Yende Samse Tunde Medavi, Damba Dinge Tide Zimbatan, Tanda Dende Keme Tachin Shows. Dorna, in breve, le realizzazioni grandi o piccole, qualsiasi tipo di realizzazione, grande o piccola, avviene e a causa del se voi generate una grande devozione o una piccola devozione. Quindi, dice la parola quindi non c'è, però la sto inserendo, la inserisco. Il guru valido vuol dire che ha delle qualità. Tutte le qualità, un guru valido, che è l'origine di tutte le realizzazioni, la fonte di tutte le realizzazioni che il discepolo possa ottenere. Quindi, guardando a quel guru, dovete pensare alle qualità, non guardate soltanto la parte degli, non guardate la parte degli errori. Quando pensate a questo consiglio, è il consiglio da tenere come il più importante, la pratica principale, la pratica principale. La cosa bisogna tenere come la cosa più importante, la cosa principale, la pratica principale. Gyawen Sapa, che ha ottenuto l'illuminazione in un breve tempo di una vita di questi tempi degenerati, disse questo proprio in accordo alla sua esperienza. Adesso in Occidente qua si mette il guru in prigione, lo si sgrida e si mette, lo si chiude in prigione e poi l'ora successiva lo si punisce e così via. Mm.
non sto dicendo i non buddhisti, sto parlando proprio sulla base di essere buddista. Chi ha fede in Buddha, Dharma e Sangha. Per chi ha fede in Buddha, ma naturalmente, in dettaglio non lo so. Dovete analizzare voi stessi. Cercate di tenere questo insegnamento come la vostra pratica essenziale, la pratica del cuore. È una promessa. Con una tale promessa, senza ostacoli, portate a completamento il sentiero senza ostacoli. Questo è veramente, veramente molto buono. Questo per avere successo di tutto quanto. Naturalmente, se avete qualsiasi progetto, naturalmente potete pensare a loro. Certo, per avere dei progetti in particolare, come ho detto prima, questo è il progetto più importante. Che cosa c'è di più di questo? Ok, adesso leggo. Lo leggo in inglese, queste strofe degli otto nobili esseri d'auspicio. Quando vi impegnate in qualsiasi attività, potete completare una recitazione di questa preghiera, otterrete tutti i completamenti e felicità esattamente come voi desiderate, dal momento che questo è così, è molto importante cercare di ricordarselo. Ho ricevuto questa trasmissione orale recentemente da Kenchen Pema Sherpa in Namdrolin, nel monastero del Sud India, che era la base del monastero del Namdrolin. Là penso ci siano quattro abati a Pema Shera. Io penso a Baksa, lui stava durante gli insegnamenti di Pramavanartika, lui disse che era venuto agli insegnamenti di Lama Yeshe, si ricordava di questo. Ora è diventato un grande lama, è diventato l'abate appunto di Namjolin. To you, auspicious ones, dwelling in the ten directions realms, where all that appears and exists is perfectly pure, spontaneous in nature. To the entire noble collections of Buddha, Dhamma, and Sangha, I prostrate. May all be auspicious for us. O King of Illumination, intention to accomplish aim, with steadfast power, glorious adornment of loving kindness, supremely glorious one, renowned for virtue, greatly renowned as consideration for all, glorious renown that is the valor as noble as Mount Meru, glorious renown that is the consideration for all sentient beings, and glorious renown that is a valor which causes contentment. Hearing your mere name increases fortune and glory. I prostrate to the eight sujatas. Oh, Yodhul Mandushiri, glorious Vajapani, powerful Avalokita, protector Mithya, Siddhagaba, Nevaranna va Vishita Kambin, Akashikarabha and Supreme Arya, Samantha Bhadra.
You beautifully carry your hand implement the upala flower vajra. White lotus and naga wood, jewel moon, sword and sun, supreme of auspiciousness and glory. To the eight bodhisattvas I prostrate. The jeweled precious parasol, the auspicious golden feet, the excellent vase pouring forth desired objects, the beautiful Kamala lotus, the contour of great renown, the glorious never ending knot, the always flying banner of victory, and the powerful wheel of transformation. O you, for whom these eight supreme precious symbols serve as hand ornaments, you, Godness, who make offerings to the victors of all time and every direction and cause them delight, Lasya and so forth, by bringing you to mind, you increase our glory. To the eight auspicious goodness, I prostrate. Mahabrahma, source of bliss, son of non-craving, thousand-eyed one, kings. King's Dhritarashtra, Virudhaka, Virupaksham, the Lord of Nagas, and Bishirvana, each holding your divine symbol, will tightened lance vajra, Vina, sword, stupa, and victory banner. You increase the virtue, goodness, and fortune for those who reside in the three realms. To the eight worldly guardians, I prostrate. May any activities we understand here today, may any activities we undertake here today, obstacles and misfortune having been pacified, accomplish our desire, goal, and increase in glory in accordance with our wishes. May fortune, happiness, and prosperity abound. Ah, so now small letter. Quindi adesso nelle parole piccole, già quelle in corsivo. Ci sono i benefici di aver recitare questa prana. Se uno recita questo quando si sveglia la mattina o per i progetti di quella giornata, verranno portati a completamento. Se voi recitate questo quando voi andate a dormire, allora avrete dei sogni eccellenti. Se voi recitate questo quando avete dei disaccordi, allora voi sarete completamente vittoriosi. Se voi recitate questa preghiera quando vi impegnate in qualsiasi tipo di attività, tutti quanti i vostri scopi e obiettivi saranno portati a completamento. Se voi recitate questo continuamente, avrete una lunga vita, gloria e riconoscimento e grande beatitudine, benessere, prosperità, lo otterrete esattamente come lo desiderate. E questo metodo è per purificare le azioni negative, le oscurazioni e di mettersi nella direzione delle rinascite superiori e si otterrà l'eccellenza definitiva. Questo è stato spiegato dal Supremo Vittorioso che ha portato a completamento tutti gli scopi. Grazie tantissimo a tutti quanti, arrivederci.